Superlupin 777, benvenuti in questo nuovo episodio di Potere agli Iscritti. Partiamo subito con il team. Abbiamo il Viperetta, questo Arbok che ci viene suggerito da MacMassimo Channel, Concesto Berry, quindi Baccastagna, abilità muta, mosse, riposo, arrotola, sporco lance, sucker punch, sbigo attacco 252. Vi li troviamo in attacco in velocità 4, in difesa natura jolly, allegra, più velocità, meno attacco speciale. Passiamo a Uccello Duro, questo Staraptor che ci viene suggerito da Francesco Guadagni, complimenti per il nome. Con Leftovers, complimenti anche per la fantasia, adesso che ci penso, perché è uno Staraptor difensivo con Leftovers, quindi avanzi con la prepotenza, mosse, protezione, tossina, roost, trespolo e volo, fly. Volo presumo sia per la tossina, per far sì che perda più turni possibili l'avversario, ecco. Quindi sia avvelenato più a lungo, 252 in HP, 88 in difesa con una natura favorevole a questa statistica mentre va a calare il nostro attacco speciale, 168 EV in difesa speciale. Onizuka, questo Smeargle che ci viene suggerito dal fake con il Focal Nastro, abilità o un tempo che dovrebbe essere mente locale, se non sbaglio in italiano, mosse spora, scacciabruma, Steltrock, quindi vabbè, le vitorocce e Destiny Bond, destino obbligato, 248 EV in HP, 252 in velocità, 8 in difesa speciale, natura timida, più velocità, meno attacco fisico. Paulozzo, questo Mentank che può essere solo femmina, quindi Paulozzo è un po' un travestito, che ci viene suggerito da Turbo Neofita. No, scherzavo, da Maria Guida. Scusatemi, Concesto Berry, abilità Mangiaerba, Concesto Berry, la Baccastagna, l'ho già detto prima, mosse. Mosse sono maledizione, riposo, Gyro Ball, che quindi va a sposarsi con la nostra maledizione, e Belch, Rutto, che va a sposarsi con il nostro riposo perché ci farà usare la bacca stagna, e Rutto può essere usato soltanto dopo che abbiamo perso la nostra bacca. 248 in HP, 12 in difesa, 248 in difesa speciale, natura Impish. Questo Efsaggio in realtà gliel'ho dato io perché aveva sbagliato a darmi gli EV. Quindi non so se avete visto il commento prima, c'erano 252 in difesa e 248 in HP in difesa speciale. Presumo che si sia sbagliato, ecco, anzi sicuramente si è sbagliato a darmi l'efsaggio, quindi l'ho riadattato io. Passiamo a Omelette, che questo ci viene suggerito da Turbo Neofita, da questo Stunfisk con il Rocky Helmet, abilità statico, mosse, Steltrock ancora, ma non potevo non portare Omelette e mi piaceva anche Onizuka, quindi li ho portati entrambi. Steltrock appunto, Scald, Idrovampata, Geoforza, Protezione, 176 EV in HP, 148 in difesa speciale, natura sicura più difesa meno attacco, e 44 in attacco speciale. Surprise, motherfucker, questo Vaporeon con Leftovers che ci viene suggerito da Water Triton, che ha anche come immagine del profilo, tra l'altro, Vaporeon. Abilità Assorbi Acqua, non so se gliel'ho messa correttamente, dopo devo controllare il suo commento. Ice Beam, Scald, Wish e Protect, quindi Gelo Raggi, Idrovampata, Desiderio e Protezione nelle sue mosse, 4 in HP, 252 in difesa e in difesa speciale, natura timida. Quindi particolare questa cosa della natura timida, ma passiamo alle lotte. Ok, team dell'avversario impressionante. Io con chi posso iniziare vedendo questo team? Non ne ho la minima idea. Potrei iniziare con il Viperetta, eh? Potrebbe essere una scelta. Pensando magari che lui inizi con il suo Breloom. Oppure anche Paolozzo, ce lo vedo abbastanza bene, ma neanche più di tanto. Neanche più di tanto. Quindi chi mandiamo in campo? Omelette? Onizuka? Devo prendere una scelta. Quindi la mia scelta sarà il mio Stunfisk Omelette, che può andare subito per le Steltrock, quindi scambiamoci le Steltrock, Shackle se non ti dispiace, eccellente, ecco qua il nostro scambio di Steltrock. Vado a scaldare un po' la pancia del nemico, ti prego scotta, non scotta. Sticky Web dell'avversario, andrei ancora per lo Scald, quindi andiamo a cercare di scottare il nostro avversario, sarebbe fantastico. Naturalmente io non lo scotto, l'avversario invece va per la tossina, non fallisce e lo piglio in culo. Andiamo per l'Earth Power questa volta, magari cala difesa speciale, certo che no, knock off del nemico, viene colpito dal mio Rocky Helmet, quindi sono libero di finirlo con uno scald finale, ma noi andiamo a perdere praticamente istantaneamente il nostro omelette, il che non è una cosa molto bella, esattamente. Ok, Salamence dalla parte avversaria, e vado per lo scald, purtroppo per te non vado più per il Geoforza. Pum pum pum, scottatura su Salamence, cosa fantastica, che cosa bella. Quindi andiamo ancora per lo scald. Oltraggio dell'avversario, questa volta non può fare nulla per via della mia scottatura che va a dimezzargli l'attacco, e quindi ecco che l'avversario va a prendere i bei danni,
i bei danni presi dall'avversario. Ma sì, confonditi pure, amico mio. Confonditi pure. A me va benissimo così. Perché le è salito l'attacco? Ah, per il Moxie. Per il Moxie li sale l'attacco e a me non frega un cazzo. Perché ti mando contro il Viperetta. Quasi quasi. Glielo mando contro. Oh, uccello duro anche. Uccello duro ha la protezione. Quindi potrei mandare in campo lui. Faccio calare l'attacco dell'avversario. Però la scottatura non sarebbe sufficiente a buttarlo giù in così poco tempo. Quindi devo prendere un'altra scelta. 328 di velocità è veramente esagerato. Devo andare in campo per forza il mio Viperetta. Quindi li cala subito la velocità. Ma non mi interessa perché ho mandato il Viperetta appunto perché ha Sucker Punch. Chissà se l'avversario lo sa. Temo di no perché il suo Salamence va a KO. E ci sono le rocce anche dalla sua parte, attenzione. Vai, vai in campo Breloom, vieni, vieni. Io c'ho dalla mia parte una bella Chestoberry, quindi puoi pure entrare in campo quando ti pare. Piccolo amico mio, piccolo amico Breloom. E poi ho la muta, quindi anche se andasse due volte per lo Spora, mi potrei liberare facilmente o quasi dell'addormentamento dovuto agli attacchi del nemico. Adesso le mosse di tipo terra potrebbero arrivare ed essere letali, quindi preferisco mandare in campo il mio Vaporeon. Preferisco, forse è un po' scontato, non mi interessa, io mando in campo lui, si becca questo Earthquake relativamente male, quindi andiamo per una bella protezione, tanto per far attivare ancora un po' i nostri avanzi. Continua col terremoto l'avversario, forse è scarfato. Io vado per il Wish. Rapid Spin non è scarfato per un cazzo. Io vado per il Wish, comunque sia. E adesso posso andare per lo Scald. L'avversario penserà che io vada per la protezione Iron Head dell'avversario. Boom! Excadrill viene scottato? No che non viene scottato, naturalmente. Figuratevi se può essere una cosa a me favorevole. Può esserci. Io vado per il Wish. Questa volta sono costretto alla protezione, purtroppo. Sì, devo farlo per forza. L'avversario andrà ancora per il terremoto. Sì, questa volta non si fa infinocchiare, va per il terremoto dritto dritto. E a questo punto però lo Scald è libero di partire e di finire quell'Excadrill che mi manda al 50% di vita. Scald lo manda allo 0% di vita però, quindi sono in una situazione abbastanza buona, dai, abbastanza buona. Entra in campo Breloom dalla parte avversaria, Breloom. Come tutti noi sappiamo, a Breloom piace prenderlo nell'ano. Quindi andiamo per il Wish. Ok, roccia tomba dell'avversario, fai calare pure la mia velocità ulteriormente. Io vado per il Wish nel frattempo. E adesso protezione per forza. Sono scontato in queste mosse? Sì, tanto, ma non posso fare altrimenti. Quindi devo andare per forza a proteggermi. Adesso proviamo ancora col Wish. Ok, Bullet Seed è veramente troppo forte. L'avversario probabilmente al tecnico, ma riesce a fare soltanto due colpi l'avversario. Di ciò sono veramente felice che vada soltanto per due colpi. Cosa fare? Pensiamoci. Protezione. Protezione è la scelta giusta perché l'avversario avrà soltanto mosse d'attacco. In effetti lo dimostra con questa sua mossa. È andato a dimostrarcelo. E adesso Uccello Duro potrebbe reggere parecchio bene la sua mossa e andare per un volo. Ma l'avversario mi andrà 10.000 volte prima a dar fastidio con la sua spora. Questo è poco ma sicuro, secondo me. 262 di velocità massima. Lui è 273. Attenzione, lui è 273. Quindi no, però vieni spazzato via, perché l'avversario innanzitutto mi rompe il focalnastro subito. Devo mandare in campo Uccello Duro, questa è la sintesi. Innanzitutto mi rompe il focalnastro subito con le Stealth Rock, ma poi attacca più volte con i suoi semini del cazzo, quindi Bullet Seed se lo va a prendere questo Uccello Duro. L'avversario, attenzione, potrebbe pensare che io sia più veloce di lui e quindi fare un cambio, perché in teoria io sarei più veloce di lui. Ragion per cui io me ne andrei per una tossina prevedendo il cambio dell'avversario. Roccia tomba del nemico. Dannazione, c'era la Sticky Web sul mio campo. Sul mio campo di battaglia c'era la Sticky Web. Ah, l'avversario al tecnico, per fortuna, per fortuna. Se no gli avremmo fatto un piacere davvero. Andiamo per la protezione. L'avversario ha capito che sono un difensore, avrà pensato ma che cazzo. E in effetti l'avrei pensato anch'io. Andiamo per il Roost, ma comunque l'avversario è libero di finirmi prima che io riesca a fare la mia mossa. E questo Breloom continua a subire, a subire i nostri attacchi. Adesso
Paolozzo ce lo vedo bene in una situazione del genere, onestamente. Anche se l'avversario può andare a darmi fastidio con il suo Mac Punch, io mando in campo il mio Paolozzo e vado per il giro ball, vi dirò di più, perché già la mia velocità è calata. O forse prima di andare per questa mossa mi converrebbe andare per un maledizione. Provo con un maledizione iniziale, Mac Punch del nemico, perfetto, perfetto. Devo tutto alla prepotenza del mio piccolino. La prepotenza come ha salvato, vado per il riposo, attenzione, Brillum rimane in campo, ti scongiuro. Spora dell'avversario, mangia erba, quindi il mio attacco viene boostato, mi ero dimenticato pure io di avere il mangia erba, onestamente, sono troppo abituato ad utilizzare Paolozzo col grasso spesso, quindi... Ma sei pazzo, sei pazzito, adesso io vado ancora per il corso, attenzione, attenzione, Miltank può far davvero male col suo Giro Ball. Ho sbloccato anche il rutto, attenzione, Paolozzo potrebbe fare davvero il finimondo in questo caso, quindi Giro Ball è libero. Di partire, bam, sono più veloce dell'avversario nonostante ciò, tossina del mio nemico, ma io ho il riposo dalla mia. Andiamo per il ruttino, facciamo un bel ruttino e quello Shuckle lo regge come niente naturalmente. Knock off del nemico, non hai visto che ho perso il mio strumento, vado ancora per un curse. A questo punto abbiamo fatto 30, facciamo 31, quindi andiamo ancora per il curse, vediamo l'avversario che cosa intende fare adesso, rimanere in campo? Io mi auguro di sì. Mi auguro proprio che l'avversario rimanga in campo perché gli altri che potrebbero entrare sono degli attaccanti speciali, specialissimi, quindi knock off ancora del nemico, va bene così, io vado per il riposo, ti prego rimani in campo e insisti ancora con i tuoi knock off, Shuckle, insisti ancora, mi potresti consegnare proprio la vittoria in mano perché il mio rest è libero di partire, perfetto, quindi mi faccio un bel riposino, dopodiché Giro Ball deve partire, adesso è potenziato ancora dal mio calo in velocità, la avversario va per la tossina, non vedendo che sono addormentato forse? Sei impazzito Shuckle? Ok, l'avversario cambia in Suicune questa volta, io sto ancora dormendo ma il mio rutto è pronto a partire questa volta. È pronto a partire ma preferisco andare per il Giro Ball perché ho davvero un sacco di boost in attacco, sono molto lento e ok, l'avversario non prende un gran danno da questa mia mossa, onestamente non sono più sicuro della mia scelta. Cioè che fosse giusta. Andiamo per il rutto. Vediamo un po' il rutto quanto fa il nostro avversario. Cazzo, burn del nemico sul mio culo. Io non volevo essere scottato da lui. Mandiamo in campo surprise motherfucker, così almeno riprende un po' di vita dal suo scald. Sarebbe fantastico, ti prego fammi riprendere vita. Eccellente, eccellente. Riprendo un po' di vita. E questo è sempre bello. Solo che io posso assorbire le tue mosse, tu non le mie. Quindi wishiamo un pochino, facciamo un bel desiderio. Dannazione. Dannazione. Questo non lo volevo vedere. Andiamo per... Ok, l'avversario ha 295 di velocità, decisamente troppo. Andrei per il cambio in Onizuka. Il cambio in Onizuka perché? Perché con il wish posso riattivare il mio Focus Sash. Tenetelo bene a mente. Perfetto, il mio sogno diventa realtà. Che gioia. Che gioia, il mio sogno diventa realtà. Mandiamo a Nanna subito il nemico? Sì, mandiamo la Nanna, quel coglionazzo. Scald, mi manca il fuoco al nastro, ti prego non scottare. Perfetto, l'avversario per mia fortuna non scotta. Io vado per Resteltrock. Piano piano, con tranquillità, tanto c'è tutto il tempo del mondo. Eccellente, andiamo per Resteltrock. A questo punto... Destino obbligato, ok, l'avversario si è svegliato e questi sono cazzi amari, ma d'altronde ero più lento del nemico, quindi non potevo fare granché. Sarei potuto andare per il defog, però non ci ho neanche pensato, come un coglionazzo. Il mio intento era quello di mandarlo in campo appunto per il defog, ma poi non ci ho più pensato. Perché sono un idiota. Vabbè, mandiamo in campo il viperetta, sperando che l'avversario non sia full velocità, ma io cazzo è vero, vado a perdere velocità dalla Sticky Web. Ma cosa sto pensando oggi? A cosa diavolo sto pensando? Andiamo per il gunshot. Scald dell'avversario. È letale. È letale lo scald dell'avversario. Cazzo. Purtroppo è letale per me, quindi mandiamo in campo surprise, motherfucker. Che perde subito un po' di velocità e andiamo per un bello scald cercando di scottare l'avversario, ok, hidden power, erba, probabilmente, non lo so, io vado per lo scald, l'avversario non viene scottato. Eccellente, va bene così. 45% mi toglie quel suo hidden power, andiamo per una bella protezione, va là. Facciamo le cose con calma perché l'avversario ha pressione, quindi non mi conviene andare per troppi wish. Andiamo adesso per il wish, hidden power ancora del nemico che mi manda il 6% di vita. Io vado ad esprimere un bel desiderio.
Guardate la giocata del secolo. Boom! Entra in campo il mio Paolazzo, che va subito a perdere un po' di velocità. L'avversario va per l'Hidden Power, Erba. Quindi vado ad aumentare il mio attacco. Il mio sogno è diventare alta. Attenzione! Attenzione! Riposo, ma l'avversario va per Scaldo e mi finisce. Quindi la giocata del secolo, ecco che va subito a finire così. Vabbè, fa niente. Abbiamo perso la prima lotta. Vediamo un po' se ne troviamo un'altra interessante. Interessante, sì. E inizio subito con il Viperetta, non chiedetemi perché. In realtà il perché lo sapete, perché questo Smeargle avrebbe avuto pari velocità del mio, quindi avrei rischiato di perdere subito il mio Smeargle. Invece così, se l'avversario andasse per Spora, si becca davanti la mia bella bacca stagna. Tra l'altro ha avvelenato l'avversario, perfetto. Pum! Il Viperetta si risveglia subito e Smeargle se ne va KO. Eccellente, ottimo lead il mio. Mi sono gasato per la sconfitta di prima. E questa è una cosa bellissima. Balloon dell'avversario. Stai pure lì col tuo balloon. Stai lì a boneggiare. Io vado per il coil. Vado per un bel coil. L'avversario va per il sostituto invece. Va bene così. Vai pure per tutti i sostituti che vuoi. A me aumenta anche l'accuracy. Attenzione. Attenzione, aumenta l'accuracy. Andiamo per il gunshot perché sennò l'avversario si batonpassa il mondo. Ok, eccellente, sono riuscito a colpirlo, il suo balloon le sciupa, quindi andiamo ancora per il gunshot, la preserva per la protezione, a questo punto temo ci sia il baton pass, temo proprio ciò, quindi andrei per il... Lo provo. Per il cambio in surprise, motherfucker. Vediamo un po' se entra in campo Gliscor, no, cazzo, rimane in campo Scolipede, rimane in campo Scolipede. E questo è un problema. Vado per l'Ice Beam, Source Dance dell'avversario, che quindi va a massimizzare praticamente il suo attacco tra un po'. E questo è un male. È un male assurdo. E adesso andiamo per lo Scald. Ok, Baton Pass dell'avversario. Devo riuscire a scottare l'avversario. Nel caso in cui fosse Gliscor, sarebbe bellissimo scottarlo. Sableye, attenzione. Scotta, scotta, scotta. Non scotta. Non scotta, andiamo ancora per questa mossa perché l'avversario magari arripicca, ripresa, non ripicca. Dannazione, scottalo! Scotta quel pezzo di culo, scotta quel pezzo di culo. Calmamente dell'avversario, ma questo è pazzo. Vuole proprio avere tutti i boost del mondo? Vuole averli tutti. E la scottatura dalla mia parte non arriva, arriva dalla parte dell'avversario tramite Will-O-Wisp. Complimenti per la scelta. E dannazione, oh, se sono sfigato, vuoi scaldare un po' il culo del nemico? Oppure no, surprise, ti prego. Ok, questo è ciò che volevo vedere da qualche turno ormai. Adesso che l'avversario è bello scottato, dobbiamo ricordarci del suo Magic Bounce. Andrei per il Wish. Non c'entrava niente col Wish il Magic Bounce, era soltanto un promemoria mio personale. Dobbiamo ricordarci del suo Magic Bounce. Adesso scaldagli il culo. Calmamente dell'avversario, attenzione, potresti fare una cazzata perché se arrivasse il brutto colpo, non arriva il brutto colpo, naturalmente non arrivava neanche la scottatura. Figuriamoci se arriverà il brutto colpo prima o poi. Andiamo per lo Scald. Ripresa dell'avversario. Scald, colpisci. Fai un brutto colpo, cazzo, fai un brutto colpo. E Sableye è ancora lì, è ancora in piedi, va per lo Shadow Ball e mi fa un po' di danno. Un pochino di danno. Eccellente, quant'è che mi ha fatto con Shadow Ball? 38%. Cazzo, è tanto. Adesso posso andare per il Wish perché l'avversario va per il ripresa. Eccellente. Eccellente, va bene così. Quindi andare per un protezione a seguire. L'avversario andrà per il Pallaombra. Eccellente. Quindi recuperare un po' di vita. Però devo andare ancora per il Wish. Altrimenti l'avversario mi fotte sul lungo andare. Quindi ripresa ancora dell'avversario. Io ancora per il Wish. Quindi proprio ci stiamo scambiando le stesse mosse praticamente. Adesso è il momento di colpire con un bello Scald. Avversario va ancora per il calmamente, attenzione, io vado per lo scald, forse prevedendo un critico toglie così poco. Non me lo aspettavo per niente. Non me lo aspettavo proprio per un cazzo. Vabbè, andiamo ancora per lo scald. Oh, qualcuno la spunterà prima o poi questa lotta. Questa lotta sarà vinta da qualcuno, mi immagino. Da lui. Ice Beam potrebbe partire, oppure... Vediamo un po', non giochiamo di ignoranza, cerchiamo la giusta giocata. Non posso fare giuste giocate, questo è ciò a cui sono giunto come conclusione. Però visto che l'avversario ha calmamente ripresa Pallaombra e Fuoco Fatuo, vuol dire che Paolozzo è immune, è immune. Vuol dire che Paolozzo è immune ai suoi attacchi. Voi direte, il Will-O-Wisp dove lo metti? Non me ne fotte un cazzo, c'ho il... Riposo.
Sì, stai lì con i tuoi boost. Stai lì con i tuoi boost, pezzo d'ano. Stai pure lì, io vado ancora per un'altra maledizione. Vediamo se rimane in campo tutto boostato. Certo che rimane in campo l'avversario. Non è mica pazzo. Non è mica pazzo a perdere quei boost. I boost fanno gola. Questa è una cosa che può danneggiare da un lato, dall'altro può danneggiare l'avversario, ma da uno può danneggiare voi stessi, perché i boost fanno gola e l'avversario si ritira. Eccellente, perfetto, una bella vittoria. I boost fanno gola, questa è la soluzione. Chi inizierà dalla parte dell'avversario? Esattamente non lo so, ma potrebbe iniziare Tentacruel e Rapid Spin, dannazione. Potrebbe iniziare, non so perché, ma ci vedo bene Dragalg. Non so, a caso. Io inizio con Omelette perché l'avversario si aspetta che io inizi con Smeargle. Ed entra in campo Cruel as Ice. Attenzione. Io vado per Resteltrock. Toxic Spikes dalla parte avversaria. E questo va benissimo perché posso andare per un Earth Power su quel Pokémon crudele. Perfetto, colpito con una bella mossa super efficace. E adesso mi aspetto un cambio dell'avversario in un suo Pokémon volante. Non c'è questo cambio, dannazione. E beccati il mio colpo di Reni, di Rocky Helmet. Andrei ancora per l'Esteltrox, se non ti dispiace, o mio avversario. Sludge Bomb del nemico non è molto efficace. Io vado ancora per l'Esteltrox e so cazzi tua. Adesso vado ancora per l'Earth Power, l'avversario entra ancora per il Rapid Spin. Sludge Bomb dell'avversario e a questo punto Cruel as Ice ci lascia. Ci lascia con un critico, tra l'altro. Ci lascia con un critico, questa è una cosa buona. Prima quanto gli ho fatto con Earth Power? 52%, quindi questo critico non c'entra un cazzo. Ma entra pure in campo, o prossimo Pokémon dell'avversario. Io ti sto attendendo con ansia. Omelette, guardate quanto è fiero. Tuts. Sylveon è il Pokémon dell'avversario. Sylveon, eh? Silvio, ti mando contro il Viperetta, così schiaccia un po' di punte, eccellente, e l'avversario va per il calmamente, sei più lento, attenzione, non hai difesa aumentata, gangshot parte dal mio Viperetta. E Silvio rimarrà fottuto se non fa un bel cambio il nostro Alpha Blissey, ma i boost fanno gola. Attenzione, no, adesso sono soltanto due boost stupidi che puoi guadagnare con un turno e l'avversario si ritira. Due vittorie, una sconfitta. Attenzione, ci si gioca tutto nell'ultima. Lead dell'avversario è il suo Cresselia. 10.000 volte il suo Cresselia. No, in realtà è il suo Jolteon. Quindi, Omelette come sempre, Snorlax. Proprio non ci sono andato neanche vicino, ma andiamo per le Stealth Rock dalla parte del nemico che ha un Rapid Spinner. Si vede lontano 6 km che col Blastoise ha Rapid Spin. Ma me ne fotto. Quindi, Snorlax, scegli pure quale sarà il tuo crudele destino. Io inizio a farti partire il timer, così almeno, anche se sei un ciccione, attivo il tuo bel pokeflauto, il tuo bel punto debole. E ok, Steltrock vanno a colpire l'avversario che va subito per il Seed Bomb, è super efficace, dannazione, Paolozzo entra pure in campo perché ha il Mangiaerba, quindi vediamo un po'. Ok, Power Up Punch, dannazione, questa non me l'aspettavo. L'avversario va a boostare così il suo attacco. Sapendo ciò, io vado per il maledizione. Tanto mi toglie 20% a botta, l'abbiamo appurato adesso. Power Up Punch ancora del nemico. Ok, va bene così. Ancora Curse dalla mia parte. E dopo devo andare per il, come si chiama? Per il riposo, per forza di cose. Per forza di coso vado per riposo, vediamo un po' avversario cosa combina. Sono ancora più veloce del nemico, incredibile, davvero. Quindi stockpile dell'avversario che quindi va a aumentare le sue difese e questo non è una cosa buona per me. Andiamo a far calare ancora la nostra velocità ulteriormente proprio. Senza alcuna pietà, power up punch del nemico, mi toglie ancora circa il 20%. Adesso però l'avversario dovrebbe essere più veloce, e in effetti lo è. E questo è un problema non da poco. Quindi curse, vai e boostami. Adesso proverai col giro ball a vedere quanto danno facciamo all'avversario. Presumo poco, troppo poco. Porca troia. Così poco però non me lo aspettavo. Così tanto poco, no. No, così tanto poco proprio non me l'aspettavo, per niente. Quindi Snorlax contro Onizuka mi manda il foco al nastro.
Destino obbligato, destino obbligato. Vi spiego perché non sono andato per il semplice spora. Perché l'avversario avrebbe potuto avere riposo. Semplice. Easy, easy, easy. Dunque, vedendo la squadra avversaria. Vedendo la squadra avversaria, sapete cosa? Mando in campo il mio Paolozzo, tanto per fare magari un bel riposino, sarebbe bellissimo riuscire a riportare. Paolozzo ad un livello in cui potesse essere ancora competitivo, ma neanche per idea, naturalmente, neanche per idea. Surprise Motherfucker, però, è libero di entrare. È libero di entrare e non solo di entrare, di andare anche per uno scald, tri attack del nemico, quindi tripletta che va a paralizzare. Dio. È andato a paralizzarmi, quindi andiamo per il wish. Devo fare wish, devo fare wish. Ok, per fortuna wish riesce a partire. Adesso andiamo per la protezione. E dai, ma che sfiga bastarda, che sfiga bastarda! Mandiamo in campo lui. E andiamo per cosa? Earth Power, proviamoci con questa. Ice Beam del nemico è super efficace, Earth Power colpisce, purtroppo l'avversario non viene affatto buttato giù dal mio attacco. Andiamo ancora per questa mossa, l'avversario è libero di finirmi. Che due coglioni che sei. Abbiamo perso così la nostra ultima lotta. Ma Porygon Z se ne va KO. Chi si aspettava di essere più veloci di quel Porygon Z? Cazzo di viperetta. Cazzo di viperetta, mi hai tradito. Cresselia entra in campo dalla parte del nemico. Tipo psico, sei vero? Bel Cresselia. Devo mandare in campo il mio uccello duro sperando che regga le sue mosse di tipo psico shock. Invece arriva psichico. Ok, la reggo comunque. E questa è una cosa buonissima per me. Perché è libera di partire la mia tossina. Eccellente. Cresselia è avvelenato. Quindi vai pure per i tuoi calmamenti di merda. Vai pure. Tu sei avvelenato, ricordatelo sempre. Adesso io posso andare per il roost. Tu vai ancora per i boost. Ok, io per il roost e tu per il boost. Eccellente, va bene così. Va bene così, perché adesso ci provo con la protezione. Vediamo un po' se l'avversario a questo punto deciderà di attaccare. Sì, decide di attaccare e di attaccare con lo psichico. Quindi io mi faccio un volo sopra la tua testa, se non ti dispiace. Psichico quindi se ne va a fanculo. Eccellente, vola sulla sua testa con la potenza più distruttiva del mondo. Grandissimo, ha fatto un critico. Ha fatto un critico regge con lo psichico. Incredibile, incredibile. Incredibile, ma vero? E l'avversario riesce a rimanere in campo un altro. No, potevo andare per il volo se sono imbecille. Vabbè, fa niente, mi devo accontentare di ciò che ho fatto. Perché Jolteon comunque è in grado di spazzarmi via. Entei entra in campo dalla parte avversaria. Attenzione, il nemico. È tutto fuori di mina. Rustiamo, ti prego. Extreme speed dell'avversario. Un critico mi manda KO. Il critico non conta in questo caso. Mi avrebbe mandato KO 6 volte proprio. Quindi, gunkshot, io direi. Secret fire del nemico. Dannazione, andiamo a perderla così. Per un attimo ci ho creduto di poter rimettere tutto in gioco, invece no. Due vittorie, due sconfitte. Quindi se questo video vi è piaciuto, invito come sempre a lasciare un bel mi piace, a scrivermi nei commenti i Pokémon che vorreste vedere nel prossimo episodio. E che altro? Che altro oltre ai Pokémon che vorreste vedere nel prossimo episodio? Ma se volete, condividete il video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ciao! Quindi andiamo appunto a generare i nostri 6 Pokémon. Vediamo un po' chi ci salta fuori quest'oggi. Avrei dovuto allenare un po' i miei Pokémon, un po' più i miei Pokémon, perché così temo non finirà molto bene, ok? Sdoppiatore.